Non esiste che non spacco Rennala sulla stregoneria e quindi la facciamo zuzza. Anzitutto salviamo la pseudo mistress in distress ammazzando ammazza presagi che da quando sono diventati così forti a schivare roba sull'ultimo HP, mi vendico dalla distanza e frego Selluvis, tanto non gliene frega niente di chi beve sta pozione, e mi immergo nel suo dungeon erotico. Che porcellino che sei, Serifrin. Mi faccio vendere una delle sue maiden doll, ma tornerò a riprendermi la pentola perché non vedo i suoi occhi, ma li sento. E per farlo nostro collezioniamo pezzi di lune, anche se ne servono tre e mi sono scordato, quindi le completiamo poi. Nel frattempo volevo baffarmi con la medusa, ma dopo averla raccolta preferisco scegliere la strada meno ecologica e castare roba rapida con le mani piene di bastoncini. Mi faccio poi largo tra le mani per raccogliere la lacrima busta intelletto e mi sono appena reso conto che il maniero cariano è un maniero. Forse l'ho già realizzato in passato, ma mi è ritornato alla mente solamente adesso. E che manegol di Martin e Miyazaki. Accendo fuochi e sfidiamo i Nox, che sono troppo abili nello schivare le schegge. Quindi li incatasto in un angolo e gli tiro gli archi, perché sono scorretto e non me ne curo. Rubiamo bastone finale che dovremo uppare e doppio bastone in pandan con le teste sia. Ora però mi occorrono le pietre funere, quindi contempliamo delle rocce, ci facciamo succhiare un paio di volte prima di saltare da un generoso balcone, e ci stavo pure morendo, scoppiamo un insetto e caliamoci giù per i rami verso una tavola rotonda, ma senza la tavola. E già che ci siamo in queste terre marce, recuperiamo pure l'ultimo frammento di stellina. Selvirtan è pronto a donarci l'altro giocattolo, dopo esserci calati con leggiadria sul fianco di una montagna e morendo per leggi a mie oscure perché io mi ero appoggiato su un sasso prima di toccare il fondo, ma a quanto pare al gioco serve che ci fai una casa e ci vivi per tre generazioni su quel sasso prima di poter stabilire che ti ci sei appoggiato, ripetiamo l'operazione, otteniamo l'ambra e tutto sto casino ci dona lo scorpione magico. E vai. Non mi nascondo che un altro tentativo sul Big Drago col gelo l'ho fatto e se avessi 10 minuti da buttare sarebbe anche viabile, ma niente. Ho provato pure a rubare roba per farlo sanguinare, ma non ho fede e non la voglio. Quindi si torna da Rennala e il danno è decente, ma quanto costa castare? Piccola nota per i boss, la vogliamo smettere di rimanere con uno sputo di vita e non mi accorgo nemmeno se il combattimento è finito? Grazie. Comunque non ci siamo, e ritorno alla soluzione originale. Volevo scintipietrarla pura, ma è il momento della fionda roccia e del talismano per il range. Però ho sbagliato e pensavo fosse nella galera, ma era nella torre qui di fianco. Questa qua, in bella vista. Tiriamo dentro pure il sigillo di Radagon perché cast speed up, e oh sì, codo, perché non l'ho fatto 5 ore di gameplay fa. Due loop per la fase 1, un po' di spam mentre casta roba, roccia gratis sulle evocazioni perché manco le voglio aspettare, e via, battuta a sassate. E poteva finire su una nota dolcissima, ma stavo provando a farmi il Rykard con le scintille. Tuttavia mi annoia e mi trena e poi fa sto attacco che ancora non ho capito come si schivi, ma questo è un problema per il meglio domani.